Buonasera. Allora, io mi sono già presentato l'altra volta, mi chiamo Giuseppe Pastore, sono uno dei candidati della lista Vitulano che verrà. E questa sera vi voglio parlare di un argomento che abbiamo scelto in maniera collegiale e che io mi sono immaginato come un tema assegnatomi dalla maestra delle scuole elementari, visto che ho dei bei ricordi legati a quei periodi dell'infanzia. E il tema è il seguente: è il voto di scambio. Perché parlare del voto di scambio in un'elezione amministrativa? Ecco, adesso lo scoprirete, ma non che io ne parlerò. In realtà il voto di scambio è una pratica molto ben consolidata e diffusa in Italia e in particolare in questa parte dell'Italia che è il Mezzogiorno d'Italia. Questo tipo di pratica, che possiamo definire eufemisticamente nobile, ha origini molto antiche, quasi ancestrali, mi verrebbe da dire, e possiamo trovare le origini e le radici di questo malcostume italiano e meridionale in particolare nel Medioevo. Nel Medioevo accadeva che, ad esempio, un signorotto locale, un vassallo, che aveva conquistato il potere su un territorio attraverso l'esercizio della violenza, asserviva dei liberi cittadini alla propria volontà in scambio appunto di protezione. Protezione da che cosa esattamente? Protezione da un suo analogo, un suo collega, potremmo dire usando un termine improprio, un signorotto locale come lui, il quale avrebbe esercitato ugualmente la stessa arroganza nei confronti di quei liberi e onesti cittadini. Stessa arroganza che egli esercita in questo momento. Liberi e onesti cittadini, quali fino a quel momento stavano cercando di guadagnarsi il pane, quindi da vivere, lavorando la terra. Perché poi, quando uno si deve guadagnare onestamente il pane per sfamare se stesso, sua moglie e i propri figli, non può stare lì a pensare di difendersi da minacce esterne ed interne. E allora che cosa fa il povero contadino medioevale, suddito, che lavora la terra per sfamare se stesso e la sua famiglia? Delega. Delega che cosa? Delega l'esercizio del potere in scambio della tranquillità. Questa parola, lasciatemi, facitemi fatica. Quindi il patto è il seguente, per il quale tu, signorotto locale medioevale, mi difendi da un altro arrogante signorotto locale come te, simile a te e magari tuo parente, ed io, suddito, continuo a calare il capo e a zappare la terra per sfamare me stesso, mia moglie e i miei figli. Però attenzione, perché questa cosa implica un passaggio, perché da adesso in poi, d'ora in avanti, a me, contadino, tocca sfamare anche te, arrogante padrone del popolo, tua moglie, magari le tue amanti e magari anche i tuoi figli. Ma questo significa che da adesso in poi io dovrò lavorare il doppio del tempo, oppure dimezzare il pane che io do ai miei figli per darlo ai tuoi figli, i quali diventeranno sempre più grassi e arroganti a scapito dei miei figli, che invece saranno più magri e rachitici e moriranno prima dei tuoi figli, i quali invece eserciteranno sempre di più il loro potere. Questa è la sintesi del patto nobile del feudalesimo medievale. Ecco, infatti questa faccenda prende proprio il nome di feudalesimo. Il feudalesimo, avete appena visto, ve l'ho dimostrato, è un sistema che funziona anche bene, no? Garantisce la pace, garantisce il controllo di un territorio, garantisce il sostentamento, garantisce tutta una serie di vantaggi, però è un pochino squilibrato a favore di alcuni.
Il feudalesimo, per fortuna, è scomparso dall'Europa nel Settecento, per sfortuna di alcuni però. Nel Settecento che cosa succede? Nel Settecento nasce, si sviluppa in Europa una cosa bella, controversa secondo alcuni, che si chiama Illuminismo. L'Illuminismo poi porta alla Rivoluzione francese direttamente. Questo che cosa comporta? La Rivoluzione francese comporta che d'improvviso in tutta Europa, tranne che in Italia evidentemente, forse a causa della presenza del potere temporale della Chiesa, tutti coloro che si consideravano dei sudditi diventano improvvisamente dei cittadini. Questa è una cosa molto bella, ma che cosa significa esattamente essere dei cittadini? Beh, questo all'epoca nessuno lo sapeva in maniera precisa, però era figo dire sono cittadino francese, no? Sono citoyen français, piuttosto che dire sono suddito del re sole. E quindi questi francesi, che sono tutti un pochino un po' esaltati, un po' sciovinisti, iniziarono a riempirsi la bocca e il petto definendosi cittadini, ed era un continuo, per cui questi qua si salutavano al mattino e dicevano buongiorno cittadino, bonjour citoyen, poi si incontravano a pranzo e affermavano buon appetito cittadino, buon appetit citoyen. Poi quando due si innamoravano e lui doveva fare la dichiarazione a lei, gli diceva mi sono innamorato di te cittadina, e quella se ne scappava con un altro, e credo che voi a tutto c'è un limite. Poi però a un certo punto si fermarono a riflettere questi cittadini europei e francesi e compresero il senso profondo, la differenza tra essere sudditi ed essere dei cittadini. Quando si è sudditi infatti si hanno solo dei doveri, quando si è cittadini invece si hanno sia diritti che doveri, ed è questo che distingue profondamente un cittadino da un suddito, cioè a dire la libertà della propria autodeterminazione, la libertà di scegliere, è una parola difficile, scegliere. È una cosa bella, però è anche difficile, perché implica una precondizione la scelta, cioè la capacità di poter pensare autonomamente con la propria testa. E questo implica uno sforzo e implica la possibilità di fare errori. In una parola sola, scegliere è faticoso. Allora molti, soprattutto qui nel sud Italia, si sono spaventati della fatica che implica l'esercizio della libertà di pensiero e hanno preferito continuare a calare la testa, pagare la gabella al proprio padrone e tornare ad essere dei servi, dei sudditi, rinunciando ad essere dei cittadini veri, reali. In pratica, all'epoca, molti non seppero guardare oltre il proprio naso e cominciarono con quella medesima vanga che avevano usato per servire il loro arrogante padroncino a scavare la fossa per se stessi e per i propri figli. In quel momento questa terra iniziò a morire. I giovani, i migliori del popolo, se ne andarono via. Chi rimase riempì questa terra di cemento e chi non era d'accordo col cemento e non voleva andare via fu messo a tacere dentro al cemento, dove ancora riposa in pace. Quindi ad un feudalesimo fatto di armi e contadini si sostituì una forma ancora più subdola di feudalesimo, che prese il nome di clientelismo, che può essere sintetizzato con questa espressione: io ti do una cosa a te e tu mi dai una cosa a me, in cambio, in scambio. Ma in quel momento preciso noi che cosa ci stiamo scambiando? Quel preciso istante ci stiamo scambiando una rinuncia reciproca, e cioè stiamo rinunciando in quel preciso istante entrambi ad essere cittadini per divenire nuovamente uno suddito e l'altro re. Ma in questo gioco così pericoloso non ci sono vincitori, ma solo vinti, sconfitti, falliti. E il senso di questo fallimento
ci viene sbattuto in faccia continuamente dalle migliaia di giovani disoccupati costretti ad abbandonare questa splendida terra per cercare altrove il proprio destino. Questo senso di fallimento ci viene dato dalle centinaia di migliaia di miliardi sprecati in opere pubbliche inutili che sono servite per arricchire le tasche di qualcuno piuttosto che per creare il benessere di molti, che sono servite, come l'altra volta Alfonso ci ha fatto vedere in maniera egregia, per sfregiare una natura bellissima e preziosa che ci era stata lasciata in eredità dai nostri padri e che invece noi consegneremo intossicata ai nostri figli, ammesso che riusciremo a farne di figli, perché ormai i giovani non possono più nemmeno pensare di crearsi una famiglia a causa dell'arroganza e dell'egoismo di una politica miope che ci ha preceduto. Quindi questo vi dimostra come il clientelismo e il voto di scambio siano soltanto un'innocua e folcloristica pratica di questi territori che non generano alcun danno. Voglio citare in conclusione del mio intervento una frase di Eleanor Roosevelt, la moglie dell'omonimo presidente americano, la quale ripeteva che nessuno può farti del male senza il tuo permesso. Nessuno può farti del male senza il tuo permesso. Quindi volevo dire a voi che siete dei cittadini di Vitulano che è arrivato quel momento, se sperate di sopravvivere a voi stessi, di smettere di permettere a qualcuno di farvi del male. Perché ricordatevi questa cosa, che se non si è parte della soluzione, si è parte del problema. Quindi io credo che sia arrivato per noi il momento di smetterla di essere il problema, per cominciare a pensare di essere la soluzione. Noi siamo la soluzione. Grazie.